donna marrone si confessa sulla malattia e il desiderio di maternità, mentre il digiuno intermittente divide i VIP. Questa sera, martedì 16 aprile, le Iene tornano su Italia 1 con una puntata ricca di contenuti e ospiti di rilievo. Veronica Gentili e Max Angioni, al timone dello show, guideranno i telespettatori attraverso servizi di grande impatto emotivo e inchieste che faranno discutere. Tra gli ospiti in studio, Giulia Salemi e Mauro Repetto, pronti a raccontarsi e a interagire con i conduttori. Il momento più toccante della serata, l'intervista a Emma Marrone. Il momento più toccante della serata sarà senza dubbio l'intervista che Nicolò De Devitis ha realizzato con Emma Marrone, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Durante i due giorni trascorsi insieme, la cantante si è aperta come mai prima d'ora, ripercorrendo le tappe della sua battaglia contro il cancro, che l'ha colpita per ben tre volte nel corso della sua vita. Il desiderio di maternità di Emma Marrone. Emma ha raccontato di come la scoperta della malattia sia avvenuta in modo del tutto casuale, durante una visita ginecologica a cui si era sottoposta per accompagnare un'amica. Da quel momento, la sua vita è cambiata radicalmente, trasformandosi in un vero e proprio inferno, fatto di ricadute, sconfitte e vittorie. Nonostante le difficoltà, Emma non ha mai perso la speranza e la forza di combattere, affrontando con coraggio anche l'asportazione delle ovaie resa necessaria dalla presenza del tumore. Proprio questo intervento ha messo a dura prova il desiderio di maternità di Emma, che non ha fatto in tempo a congelare i propri ovuli. Tuttavia, la cantante non si arrende. «Ho l'utero, potrei ancora avere figli», ha dichiarato, esprimendo al contempo la sua frustrazione per l'impossibilità delle donne single in Italia di accedere alla fecondazione assistita. Una situazione che Emma definisce «una strona asterisco 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 a», sottolineando come, nonostante abbia tutti gli strumenti per essere madre, le sia negato questo diritto a causa dell'assenza di un compagno. Come se non bastasse, la vita ha riservato a Emma un altro duro colpo, la morte del padre, avvenuta nel settembre 2022 a causa della leucemia. La cantante ha raccontato con commozione il momento in cui ha appreso la tragica notizia, con le urla disperate della madre e del fratello al telefono. Il digiuno intermittente divide i VIP. Oltre all'intensa intervista a Emma Marrone, la puntata di questa sera delle Iene proporrà anche altri servizi di grande interesse. Tra questi, spicca l'inchiesta di Gaetano Pecoraro sul digiuno intermittente, una pratica dietetica che sta spopolando tra i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Pecoraro ha raccolto le testimonianze di volti noti come Fiorello, Caterina Balivo, Matteo Renzi e Giuseppe Brindisi, che hanno sperimentato in prima persona questa forma di digiuno. C'è chi ne esalta i benefici, sottolineando come il digiuno intermittente abbia contribuito a migliorare la propria salute e il proprio benessere psicofisico, e chi invece si mostra più scettico, mettendo in guardia sui potenziali rischi di una pratica che, se non adottata sotto stretto controllo medico, potrebbe rivelarsi dannosa per l'organismo. Per fare chiarezza su questo tema controverso, Gaetano Pecoraro si è avvalso della consulenza di Yader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico. Insieme, approfondiranno gli effetti e i potenziali benefici del digiuno intermittente, fornendo ai telespettatori informazioni preziose per compiere scelte consapevoli riguardo alla propria alimentazione.